Ciao a tutti! Allora, questo video è in preparazione da mesi perché me ne sono dovuta fare una ragione nel senso di quello di cui parleremo, perché oggi parleremo di mascara e della mia odissea per trovare il mascara perfetto. Qui di fianco a me ci sono 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mascara divisi in promossi, bocciatissimi e quelli che sono in purgatorio. Io inizierei dai bocciatissimi. No, iniziamo dai promossi, che è molto più semplice così. Allora, promosso a pieni voti, l'ho appena ricomprato. E nonostante la difficoltà di struccaggio, che però è una cosa, a quanto pare, dai commenti che ho ricevuto, molto personale, il Vamp di Pupa continua ad essere uno dei mascara preferiti e migliori che io abbia usato negli ultimi anni. Io prendo sempre quello nero, questa è una confezione intonsa che ho appena comprato perché ho trovato in offerta a 6,50 € e non potevo farmela scappare, e quindi io con questo so di andare sul sicuro. Però mi piace provare anche prodotti nuovi, quindi una scoperta della corsa estate è stato il Lash Princess della Essence. Questo è il secondo che sto terminando, me li ha regalati mia sorella. Questo mascara mi è piaciuto tantissimo e ho visto che non sono l'unica a cui piace. Ha uno scovolino di quelli tradizionali come piacciono a me, non sintetici, e separa benissimo le ciglia, le apre, le allunga. Volume è una parola grossa, però mi piace molto la forma che dà le ciglia. Ha un solo piccolissimo difetto che secondo me dura poco, credo costi un 3,50 € e rispetto alle altre confezioni di mascara che ho si secca più facilmente rispetto alle altre. E quindi, però, insomma, questo è un mascara, se dovessi consigliare un mascara veramente low cost, consiglierei questo. Un altro che mi è piaciuto, purtroppo ho la mini taglia, è l'Instant Definition Mascara di Clarin. Io ho questa mini taglia che è un mascara che mi piace molto, nonostante abbia il pennellino in silicone, io preferisco quello naturale. Ha questo scovolino che parte un po' più grassoccio e poi va via via stringendosi, molto bello l'effetto, naturale, anche se a me piacciono un pochettino più vistose le ciglia, perché ne ho 4, quindi cerco di intensificare quelle che ho, e non male, davvero non male. Per quanto riguarda i bocciatissimi, allora, prima di tutto, una che è una delusione, sono contenta di non averlo comprato io, nel senso che il Dior Addict It Lash me l'ha portato mia sorella e mi ha detto, va tu, provalo tu. E ha uno scovolino anche di quelli sintetici, ma anche molto morbido, flessibile, atto da usare, ragazzi. Allora, appiccica, ingruma tutte le ciglia, non mi è piaciuto assolutamente. Io per un mascara che costa credo almeno 30 € o su di lì, su per giù è quello il suo prezzo, mi sembra veramente un furto, anche se, e quindi questo andrà direttamente nel pattume, anche perché è comunque quasi finito e insomma continuavo a tenerlo lì per dargli ogni tanto qualche speranza, ma no, non siamo andati d'accordo. Non metto in dubbio che qualcun'altra ci si sia trovata bene, ma io assolutamente no. Infatti mi sa che è capitato in più prodotti, in più video di prodotti, no. Questo ho visto che piace a molte. Io e lui non siamo andati d'accordo. I Love Extreme di Essence Crazy Volume Mascara ha un applicatore gigante. Io ho lo stomaco che fa le bolle, 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 bolle. Vedete, è gigante. Non mi piace, non mi piace. So che per esempio a Patrizia era uno Patrix 1975,
No, Patrizia, che dico, scusami, credo di star sbagliando il nick. Comunque Patrix, una farmacista per amica, a lei per esempio piace tantissimo, piace, io non lo so, appiccica, ingruma, non dura niente, non mi è piaciuto assolutamente. Come non mi è piaciuto quest'altro, ciglia finte farfalla di L'Oreal. No, ma guardate anche già quanto, come è appiccicoso e incollato il prodotto a questo applicatore che non mi dice proprio niente. Anche questo gentile omaggio di mia sorella, quindi quando è gentile omaggio di mia sorella significa che già a lei non era piaciuto, quindi l'ha passato a me e concordo anch'io su questo. Quest'altro, ecco, questo pure è di mia sorella, un regalo di mia sorella, ma non ci siamo. È della Inglot ed è il Volume e Waterproof Mascara. Forse questo perché è waterproof, perché io preferisco sempre quelli normali, anche perché devo dire che non ho una grande lacrimazione dell'occhio, insomma mi regge abbastanza. Ha uno scovolino che prometteva, perché mi piace il fatto che abbia i dentini più larghi e separati e permette di, anche se non ti sei prima pettinata, perché magari alle 8 di mattina tu stai cercando di metterti il mascara mentre dietro di te c'è il finimondo, e no, però non siamo andati d'accordo, anche questo appiccicano. Di questo io veramente non so cosa dire, l'ho preso perché dopo aver provato la cipria dell'Astra, con cui io mi sono trovata bene, ho detto ma proviamo anche il mascara. Si chiama The Curling Volume, mascara volume panoramico. Lo scovolino mi piaceva tantissimo perché è incurvato ed è di quelli naturali. Niente, non colora, cioè è un nero chiaro, 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 non volumizza manco la... ma niente, non volumizza, non mi dice assolutamente niente. Poi, cioè, mi sembra di quei mascara che, sì, ti sei pettinata le ciglia, ce l'hai un po' più in ordine, però è come se tu non l'avessi il mascara, quindi non mi è piaciuto assolutamente. Ora veniamo a quelli del purgatorio. Allora, questo tendenzialmente è un prodotto sì, però non mi ha soddisfatto in pieno, ora vi spiego. Defense Color Bioniche Scalp Mascara, l'ho messo nei prodotti sì diverse volte, ha uno scovolino che piace moltissimo perché è così sottile, per chi ha poche ciglia rade come le mie riesce a prenderle tutte. Scalp mascara, insomma effetto allungante, incurvante, io questo non l'ho visto. È un mascara buono per un effetto molto molto naturale, ma se vuoi un effetto più drammatico, più allungato, più voluminoso, questo no. Ripeto, lo scovolino è magnifico, il nero è brillante, ma per il resto non ci siamo del tutto, quindi io l'ho messo nei mi perché continuo ad usarlo, mentre i no andranno direttamente nel pattume, anche perché sono quasi tutti finiti, ma questo no. Continuerò quindi appunto ad usarlo. Extra Scalp della Kiko. Allora, questo mascara all'inizio lo odiavo. Era un no, ma di quelli fotonici, proprio no, questo ho comprato l'ennesima cretinata. Questo è lo scovolino. I mascara non si giudicano mai all'inizio, perché all'inizio sono carichi di prodotto, non puoi farti un'idea precisa. E infatti all'inizio l'ho bocciato, però mi sono intestardita ad usarlo anche nei giorni in cui no, non ho voglia di star lì a lavorarlo, a pulirlo, a sistemarlo bene. Ho detto no, devo incocciare, come si suol dire, e alla fine questo mascara mi sta piacendo. Però lo sto usando, ce lo sto anche oggi. È uno di quei mascara che
io non riesco a trovare un mascara, li chiamano volume, ma per me non danno volume, separano soltanto un po' meglio le ciglia, ma per chi ne ha davvero pochissime come me, questa grande definizione e allungamento e volume io non lo vedo, quindi è un prodotto comunque che continuo ad usare, però insomma... Questo forse lo dovevo mettere nei no. È Plump No Clump Deep Black Volume Mascara di Essence. No, questo no, questo mi sa che non è un sì, non è neanche un ni. Ha un bel colore, però mi piace per due motivi. Ha un bel colore nero. Ha uno scovolino non troppo grande, adatto per il mio occhio, ed è molto flessibile, vedete? Però anche questo mi impastrocchia le ciglia. Ora, vedo, per il momento è ni, perché rispetto all'Extreme è meglio. Vedo di continuare ad usarlo, poi magari mi farò un'idea un po' più precisa. Questo... Allora, questo mi piace molto. Questo mi piace, ma è tra i no per il prezzo, cioè tra i ni per il prezzo, ed è Le Volume Ultra Noir de Chanel, che è un campioncino, ed è questo. È uno splendido mascara, ma dei prezzi... No, e non mi piace la confezione, non mi piace questo fatto che sembri un tubetto di crema, ma queste sono cose, considerazioni mie, che esulano dall'abilità del mascara, ecco. E, sì, è un mascara Chanel, voglio dire. Certo, Dior ha dimostrato che, insomma, non è che se ti pago 30 euro... tu li vali tutti, però questo l'ho preferito, mi è piaciuto e mi continua a piacere perché ce n'è ancora. Questo è un mascara che è stato osannato da tutti e anche a me è piaciuto, non posso negarlo, ma mi dà un fastidio per un motivo. Per fortuna che ho comprato la confezione piccola, che comunque è costata 10 euro. È il The Real della Benefit, vero? Sì, della Benefit. Questo è lo scovolino, è un ottimo mascara, è veramente un buon mascara, separatore, volumizzante, tutto quello che volete, ma ogni volta che lo metto ho fastidio alle ciglia. Pensavo che fosse un problema di pettinino in silicone, no, perché altri col pettinino in silicone non mi danno lo stesso fastidio, mi dà proprio fastidio nell'applicazione. Il risultato è ottimo, è un buonissimo mascara, un bel nero, volumizza, però ripeto, ho questo fastidio nel metterlo, quindi purtroppo per me deve essere un prodotto che va in purgatorio, ma che naturalmente continuo ad usare. Quindi, una mentina, una caramellina, qualcosa, mi si è seccata la bocca. Spero di esservi stata utile. Se avete consigli sui mascara, scrivetemeli, perché oltre al Vamp, che diciamo che finora è quello che mi ha soddisfatta maggiormente, insieme al Lash, oddio, non ricordo mai il nome, al Lash Princess, e certo sono regina, come posso ricordare una semplice principessa. Fatemi sapere, insomma, se oltre a questi due c'è qualcos'altro di valido da provare. Io casomai me li segno in agenda, poi piano piano me li vado a vedere. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video e grazie di essere stati con me. Ciao!